tanto emozionata, ma anche noi, perché con tutti questi meravigliosi artisti che ci abbiamo avuto quest'anno abbiamo continuato a creare adrenalina su adrenalina, ma questo momento qua l'abbiamo aspettato tanto. Non ci sembrava neanche vero quando lei ci ha detto che sarebbe venuto, che questa cosa poteva succedere veramente. So I said, good morning everyone, and this is the topic moment, Yuko, because we have beautiful artists with us those days and we are so happy. But when you said you were coming, we thought it was impossible, it was like a dream. And yes, all of your painting, people love and look with great attention. You are life teacher, a watercolor teacher, an art teacher for all of us. So thank you very much for your generosity. Thank you very much for doing this demonstration today for us, and for sharing this big emotion like you are giving us as a big gift. Thank you really very much. Good morning, everyone. Good morning, and thank you for coming. And I hope you enjoy my demonstration. And I really thanks for Anna. You're so great and helpful. And we really enjoy this event. Thank you. And I try to learn Italian. Buongiorno tutti. Sono molto felice di essere invitata al vostro seminario, una città famosissima nel mondo dell'arte. Oggi spero di passare un tempo di gioia con acquarello. Grazie. I'm so happy to be here and having demonstration in such a holy place. It's a little bit worried about me. So then I prepare real lily's flower. It's my pleasure and like a Mary's flower. So. Anna. Qui con noi e soprattutto gli mette veramente l'emozione più grande, che deriva dal fatto di poter dipingere. Ha detto che è molto emozionata, ovviamente se lo vedete, no? Però l'emozione più grande gli deriva dal fatto di vivere e di poter dipingere in un posto così sacro come è questo, no? Questo in effetti è un luogo che in origine era utilizzato come oratorio, quindi pensate quanto in questo luogo in effetti di energia, di preghiera, di sacralità è stato già fatto, probabilmente il luogo mantiene ancora questa sacralità. E ha detto che ha scelto questi fiori, il giglio, perché il giglio nella loro cultura è il simbolo del matrimonio. Thank you.
I hate mathematics or other all studying. But recently I started painting flowers for natural things. It teach me a lot the system of the nature. For example, rose is a rectangle. So when I paint, draw rose, always 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, such a rhythm. And lily is a 3, 3, such a number I've got from the flowers. Sta dando delle spiegazioni tecniche su come evolve il suo lavoro. Praticamente dice che sta studiando la composizione dei fiori, scomponendola in forme geometriche, e soprattutto cerca di trovare il ritmo che c'è fra le varie geometrie che c'ha di fronte a sé. No, per esempio il lilium faceva l'esempio di essere composto su una base di una triade, quindi lei considera questo lavoro di geometria che compone a 3x3 come fosse proprio una base musicale. Tanto l'arte, come la musica, come l'arte pittorica, così deve essere composta, no? Can you guys see her drawings? Two thin or too dark to see? ちょっと薄いかもしれないですね。But doesn't matter because outside, if they want to see outside, it's perfect. It's very clear. But those people that are here, I believe they prefer to see air. Chiedeva se riuscite a vedere le geometrie che sta schizzando con la matita, però in effetti, guardate, se volete avere una visione chiara del lavoro che lei sta facendo, vi conviene andare all'esterno, perché il monitor che c'è fuori amplifica anche i contrasti di colore, quindi fuori si vede molto molto bene, anche l'audio si sente benissimo. Capisco che l'emozione di vederla al lavoro è altrettanto interessante, quindi ecco, scegliete voi, gli abbiamo detto che ognuno di noi ha fatto una scelta di questo genere. まあでも皆さん、sì, infatti c'è questa signora che dice che lei sta seguendo attraverso il telefono cellulare in streaming. Se vi collegate a YouTube nello spazio In Arte Fabriano e cercate In Arte Fabriano / Yuko Nagayama, ci avete la possibilità di vedere attraverso il video quello che lei sta disegnando, perché stiamo mandando in streaming la ripresa su YouTube. First time to paint like this position.
This water rushes. Inside is a salt water. Salt. Support. Lei sta dicendo che adesso comincia a mettere quest'acqua, ma questo pennello c'è acqua e sapone. And some color as well. Hmm? And okay. Acqua sapone, questo è anche mask per la maschera, per proteggere. No? Lasciare il bianco. Lei dice che normalmente non adopera il tuffo per asciugare quel lavoro che sta facendo.
Ok. Lei sta dicendo che normalmente dipingeva astratto, no? Ma che dopo del tempo, no, cominciava a fare una cosa più realistica, più classica, ma nel passato classico. Sì, lei lavora anche con incisione e per questo adopera sempre la carta Fabriano. E il suo sistema normalmente non è questo di bagnare la carta come sta facendo adesso, normalmente prende questa carta e la mette dentro in vasca, che così si bagna tutta, no? Ma qui è un po' difficile fare questo, allora sta bagnando così. Lei sta dicendo che nel passato non sapeva dipingere con l'acquarello, allora faceva altre cose, ma che adesso ha imparato come si fa per bagnare la carta, come si fa per dipingere con l'acquarello e tutta la gioia di questo. Okay, I can translate, but I don't know if he wants to. She's saying that in the past she used to work with more abstracted subjects, and also she used to work in other medias with for printing. She uses normally her paper is Fabriano, and then she started to work with this more realistic things, like the flowers she's doing now, copying from the nature. And in the beginning she thinks that she didn't know how to work on the watercolors, but now she knows perfectly well how to handle the paper, how to wet the paper, and how to express herself on watercolors. Not yet. Not yet. Oh, yes. I'm so surprised. Why you know about me? Trying. Sì, troppo modesta. Dice che sta ancora imparando. According to her, she's still learning, no? And before she mentioned that she at home she prefers to work on a very wet paper, much more than she is doing now, because she can just immerse the paper into the water, no? And here she has just to water the paper a little bit, but she works on wet.
joy. Come visit it. Okay, she's telling us that she had a friend called Igor, and they were talking about watercolor, and they mentioned that watercolor is like a cat, no? Because cat is an animal you can't control. It's always moving and so on, and this is the same with watercolor, no? Because water and color, they move by themselves. Very, very spontaneous, no? By themselves. Beh, allora, lei stava raccontando questo, che parlava con un amico e parlavano di acquarello. E che acquarello realmente si somiglia a un gatto, perché il gatto è un animale che si muove da sé, che non puoi controllare, eccetera, eccetera, che è troppo spontaneo, diciamo così. No? Allora che l'acquarello sarebbe come un gatto. And she's like a cat, very spontaneous. Oggi non può essere tanto spontanea, ma che lei è come un gatto, molto spontanea. Non puoi controllare un gatto, non vuol dire questo, no?
Thank you.
very dry. Need a boy eraser, right? Erasers. C'è una una gomma. C'è una gomma. Una gomma. Roller. Eraser. No, she just explained. She just explained what she is using. Ah, yeah. She doesn't need it. Grazie, grazie. Sorry. Grazie. So the problem. Yeah.
Spugna. Sì, lei sta dicendo che questa è una spugna che lei adopera per pulire, finire a pulire quello che stava ritirando, no? Con la gomma, eccetera, la maschera, eccetera. Adesso adopera questa spugna, una spugna vegetale o, no? Normale, no? Di quella che si adopera per pulire. Una spugna sintetica. Allora, come quella che si adopera per pulire? Pulire. Now she is using this sponge. No, it's a synthetic sponge. No, just to help finish cleaning. No, and she was taking before she was taking out the mask. No, and she is now finishing with this sponge. The white paper, but white paper and my color part is really different, so smooth. She's making her painting smoother using the sponges. Oh, okay. The idea is to use this sponge now to mix now the white paper and the color that she has next to it. No? Lei sta adoperando questa spugna per mescolare un po' di questo bianco della carta con il colore che ce l'ha accanto. Prego. You can buy this one, Daiso. Adesso è il momento della propaganda, della pubblicità. Puoi comprare questo spoon sintetico al Daiso. Daiso is like a super $1 shopping. Come Tiger, sì. Sì, un locale che si compra la cosa così molto buon prezzo, no? Così un dollaro a pezzo. Daitsu, probabilmente ci saranno altri locali che ce l'hanno questo negozio anche, no? Ah, oh, molto nuovo, ce l'ha solo 100 anni. Ah, 100, non 100 anni, 100 yen. Yen giapponese. Ah, that's the value of Japanese money. Okay, $1 is equivalent to 100 yen. No? Uno sta facendo il calcolo che un dollaro è 100 yen, no? La moneta del Giappone. Così fa questo sfumicato. Io infatti non capivo come facevano questa cosa. È bellissimo. Perché l'effetto è tutto così. È vero, infatti, con questi fiori, questa cosa che è molto interessante. È bellissimo. Lei
ce l'ha una questione a domandare qui, se voi altri qui presenti avevano piacere della festa di ieri sera. Se vi piaceva abbastanza. Anche Anna vuole sapere. Wants to know if you all enjoyed the party last night. And Anna is saying that she wants to know as well. Did you enjoy? I was really nervous. I couldn't come. She was so worried about today and the demo that she couldn't go to the party and enjoy. Was very much concerned about eating and drinking. E lei era molto preoccupata con la demo di oggi, allora non poteva andare alla festa perché dopo poteva mangiare o bere e non sarebbe in gamba per la dimostrazione di oggi. Sì, questo signore vuole fare una domanda. No, volevo chiedere se è aggressivo questo, se è aggressivo il questo, sì, no, questo materiale che sta, esatto, di spugna. Spugna. Se questa spugna è aggressiva sulla carta, se lui vuole, he wants to know if this process that you are doing with this sponge, no, can harm the paper, or is it aggressive, or and be careful to not push too hard. Because sizing also gets off people, so just be gentle. I don't need any strong power. Okay. Power. Yeah. Mm-hmm. Yeah. Looks like she's doing very hard, actually, not that hard. Ah, okay. Looks like she's making an effort or pushing it, but really she is very soft on what she's doing. And she says that if you do it more aggressively, it can harm the paper, yes. No? Sta dicendo che sembra che lei fa così un sforzo per fare questo, ma no, che sta facendo leggeramente in maniera di non rovinare la carta. Allora, adesso io anticipo la risposta alla domanda che mi farete tutti quanti appena usciamo da qui. Non mi chiedete se ci abbiamo Tiger, a Fabriano non c'è. Oggi è tutto chiuso, le spugne oggi non le potete comprare e siccome non lo sapevamo, queste spugne non ce le abbiamo al brand market. So, Yuko, I anticipate the answer to the question all of them will do to me later. We have no shops in Fabriano for 50 cents to buy the sponge. And today Fabriano is Sunday, so all the shops are closed. And is it not possible to buy the sponge today? Nowhere, not at the brand poi, because they didn't know they had to sell it. So leave it for tomorrow. Very good. But you know, watercolor is cool, especially for the female and women, housewives. Watercolor is really related to the house. Yeah. I don't know, like a kitchen or. Lei sta dicendo che normalmente tante sono le donne che fanno l'acquarello, no? Non, questo forse
non è vero qui che abbiamo tanti ragazzi che dipingono anche, ma lei sta dicendo che l'acquarello sarebbe come per le donne, come quelle cose della casa, no? Allora le donne della casa hanno queste sponge per fare la pulizia, per fare tante cose, allora è una cosa normale per loro, no? Maybe here in Fabriano we don't have only women painting watercolor, we have lots of men as well, no? But in general we see around the world that most of the artists dedicated to watercolor are women. What kind of paper are you using? Rough or different type of paper used. I can say certain paper, like the Fabriano. Can I go to the art material shop? Can I select the, this one, and hide it on my table? And I use Ichiban paper. She doesn't have the particular paper. She uses a lot of different papers. Mm-hmm. Not always ash. Like okay. Yeah, so. She uses a lot of paper, different papers. So she okay, she uses different papers and. Of course, Arches, Fabriano, and when she goes to the store, she picks up several different ones, and she has a pile at home, and she goes one by one using different ones. But the one that she's using now, she's to paint, is Arches. No? Is this rough or satin? Rough? 300. Rough. Lei sta dicendo che quando va a casa, che va a comprare, compra uno di ognuno. Arriva lì e comincia questo, 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 e dopo metti lì al suo studio e comincia a dipingere ogni volta uno diverso. Ma che non fa differenza per lei se è setinato, se è rugoso, come è, no? Ma che questo qui ha scelto un Arches. Sì, la maschera. Acqua e sapone. They want to know, at the beginning you told us, you showed us the brush you had with water and soap, right? And the mask, no? And they are asking, what's the proportion, how do you make those? You get normal soap, liquid soap, and put just a little bit, and then the rest of water, and, no? Non c'è linea, signora, aspetti. Due ghiacce, two drops, three drops. Just protect the brushes. Ah, va bene. Allora, lei adopera questo acqua e con la maschera, metti due gocce, tre gocce di sapone liquido, no? Tipo detergente, una cosa così, solo per proteggere la fibra del pennello, perché la maschera rovina quello lì. Allora adopera quello, no?
She's saying that she puts the water and three drops of soap just to protect the brush. Faccio vedere che fuori è pieno, lo già è pieno di gente. Quello che lei sta dicendo è che lei, quando sta dipingendo questi fiori, non è preoccupata di dipingere una cosa molto bella, molto... No, vuole dipingere i fiori come fiore, come sentimento, come no? La bellezza delle fiori, non la perfezione di fare il disegno. No? Come se sono vive proprio, no? E questo è il più importante per lei, no? Che sono così, no? Living, breathing, no? If she try to paint flowers beautifully, people knows, you know, it's not very nice, and she try to paint life of the flower instead of making it nice. Se lei dipinge, se lei pensa che se dipinge solo il fiore perché è bello, bellissimo, dipingendo bello, la gente non gli piace. Gli piacerà realmente se dipinge il fiore come vero, come la vita, come un fiore che uno guarda e dice ma è proprio vivo, no? She says that she... is not worried about painting a beautiful flower. She is worried about painting a lively flower that people look and see that the flower is real. No, it's there. It's alive. Beautiful and alive. Real flower that you can feel. That's. No?
So she also like the flower fading out, like how to say? Fading out. That's not very vivid anymore. No, that's a little bit. This is a lamita. Okay. È come se come la vita, no? Che uno è molto in gamba e dopo no? Non tanto, così anche quello che lei pensa dei fiori, no? Che può essere così, no? Molto bella, molto viva e anche un po' deboluccia, no? She likes all stage of the flower. she likes all stages of the flower, and that's what she wants to convey, no? From the beginning to the end, no? And just a sprouting or no, a decaying one. And she is putting some in there as well. She is drawing. Painting candles. Okay. Okay. As she can't have candles here, no, because of danger of fire or anything like that, she is imagining the candles and she is putting them on the watercolor now. Okay. Lei ha detto che non si può accendere le candele qui perché c'è il pericolo di fuoco, eccetera. Allora lei pensa a queste candele e dipinge lì nel suo acquarello.
far girare l'informazione. Come mai che siamo solo un pullman? Perché o ne riempiamo due o uno? I pullman uno e mezzo non si può riempire. Quest'anno ci sono tante altre manifestazioni. Allora sta mettendo un po' di colore bianco, no? It's really gouache opaco. She's saying that now she's using some white paint. It's gouache. Because of the white paint. She's saying that using this white paint, she's opening it up, all the flowers, and enlarging the subject. And lei sta dicendo che questo bianco che lei adopera, no, fa aumentare così un po' i fiori, no? Apre un po' lo spazio. Il pistillo.
何時ぐらいですか？あ、今ですか。11時21分。
Thank you.
What did you say? Lei said that she is just finishing 10 more minutes and it will be done. Okay? Sta dicendo che in 10 minuti finirà, che sta proprio per finire. Sta dicendo che è difficile, no, per l'artista dipingere anche per un lungo tempo così, no? E che non so se la gente si stanca o sono stanca. Ah, no, lei è molto più preoccupata, non che lei sia stanca, ma che voi altri siete stanchi. She's worried about you guys, that you are here, that you may be tired of seeing her. the beginning of the painting changing dramatically, but after 1 hour, it's not so okay. She's saying that at the beginning of the painting you see a dramatically change, but then after 1 hour it's only details and so on, so you may be bored, but most probably not. Lei sta dicendo che al principio del dipinto c'è sempre un cambiamento così drastico, no? Che la gente sta sempre molto attento, ma che dopo di un'ora che sta dipingendo sono i dettagli, eccetera, allora non fa tanto, perché lei aveva paura che la gente si stancasse. To paint watercolors, they should use only transparent watercolors. You know, some say you should use only transparent watercolors. But she uses what she wants to use. She doesn't really care about the rules and, you know. Okay. She's saying that some people think that for a watercolor you should use only transparent colors, but she doesn't care about that. She, for her kind of work, she uses opaque or gouache or whatever she thinks she needs. No, for her it's okay. The importance is the result. No? Sta dicendo che tanta gente pensa che per fare un bel acquarello hai bisogno di adoperare solo i colori trasparenti, no? Ma che per lei questo non è importante. Per lei è importante arrivare a quel che risultato che sta buscando, e questo può essere con i colori così opachi oppure gouache o quello che necessita. Always complaining by myself.
you are supposed to look at the painting, you see there on the panel, not to look at her because she doesn't like her portrait or her face. She's very shy. She wants people to look her painting from the behind. She doesn't want to show her face. On the pictures? No, she wants to have people behind her watching the painting behind her. She wants people behind her to look at the painting? No? Impossibile. How can you do that? Sit on the floor. Yeah. Just similar direction. To do on this side. Yeah, ah, not in the back. Something like that. L'opera lo vedono da qui, quindi lo vedono da come lo vede lei, dalle spalle su questo, solitamente. Ma io non ve posso, guarda no, che siete mille, io non ve posso. Il ragionamento, ha detto, non sono abituata a farmi vedere da più di prove. Sì, lo sai. Ma lì lo vedete come lo vede lei. Rimarrà con YouTube la... Per sempre. No, scusate, avete capito qual è il problema, no? Diceva che a lei gli sarebbe piaciuto, prima l'ha anche chiesto prima di iniziare, se potevamo fastare intorno a lei a dipingere, ma vi rendete conto che fra voi qui dentro e già se penso che se arriva il sindaco a me mi proibirà di fare i prossimi Fabriani in acquarello per i prossimi 10 anni. Qua dentro già siamo un numero sovra esagerato, qui ci sono motivi di sicurezza per cui tanta gente non la possiamo far entrare. De fuori il loggiato è pieno, stavano tutti aspettando di vedere lei, no? Pensate se vi posso far passare. Saremo un migliaio, 1000 persone dietro le spalle sue, non è possibile, no? No? I'm saying we are sorry. She asked that she would have liked you to stand behind her to have a look of what she's doing. But we are very many. I think today we are like 1,000 people waiting to see her painting. And already I'm doing something against the law because in this room we are a lot more than it is allowed for security matters, and I'm sorry, but it's not possible to do it. But the painting, as soon as she's finished and as soon as it is no more wet, it is dry, we will bring to the International Watercolor Museum, and you can go there and have a look by a close distance. Okay? All the paintings done in the last days are at the International Watercolor Museum. You can go there and see all the demos. Poi deve uscire subito perché ce ne sono tantissimi che vogliono entrare. Ma possiamo portare l'acquarello fuori allora. So for the people who is standing outside, Yuko Nagayama, now when she's finished we do the photo here, and if you wait outside please, later she come out and she will show her watercolor to all the audience outside. Ok Yuko? Abbiamo detto che per tutte le persone che sono all'esterno e che non possono venire a fotografare da vicino adesso quando avrà finito il lavoro, di aspettare un attimo di pazienza perché una volta che abbiamo finito a fare le foto qui all'interno, Yuko verrà con il lavoro direttamente di fuori, vi raggiungerà così la potete fotografare anche sul loggiato. I give another technical information. I'm told that outside the weather is not so good, so we keep doing the demonstration that they start at 1 o'clock in the afternoon in this room. But the wall outside today is going to be light up.
So you can still follow same setting as we are doing now. You can still follow the next demos inside or outside. Dicevo che m'hanno appena detto che il tempo oggi non è bellissimo. Io da un paio d'ore che ormai sto qui dentro non mi sono resa conto, e che quindi abbiamo deciso di continuare a fare le demo qui all'interno, quindi gli artisti vengano a lavorare qui all'interno, però teniamo anche il video esterno acceso, dato che ancora non c'è il temporale, o perlomeno finché non ci sarà, e quindi potete continuare così con lo stesso setting che stiamo utilizzando adesso a venire a vedere all'interno e all'esterno. Ci perdonerete, a un certo punto qui dentro più di 100-150 persone non le possiamo far entrare, quindi chiuderemo. Cominciato. Ma she's just finishing, people. Be patient. Be patient because the other people are sitting down. They can't see anything. Lei sta ancora finendo. Allora domanda di un minuto per piacere, perché le altre persone sono ancora seduti. She's barely finishing, but now she is going to dry it a little bit, otherwise she can't put it up. Sta finendo, sono secondi, ma dopo deve ancora asciugare un poco, casomai non può mettere in piedi. Le foto le trovate anche tutte postate su Facebook, e poi i prossimi giorni ne posteremo a centinaia. Ogni anno tutte le foto che raccogliamo, anche quelle più belle insomma che ci vengono spedite, le mettiamo poi alla fine della manifestazione su Dropbox, e io condivido il link su Facebook, su internet, su tutti i social all'interno del nostro sito in artefabriano.it. Attualmente all'interno del sito trovate già il link per scaricare il catalogo, già da tanti giorni, chi non si fosse accorto lo potete già scaricare. E quindi non vi preoccupate se non riuscite a fotografare, ne manderemo in giro migliaia, ogni anno ne mandiamo migliaia. Le demo sono tutte su YouTube nel canale di In Arte Fabriano, e trovate tutte le demo di quest'anno e tutte quelle degli anni scorsi. Adesso dateci un po' di giorni di tempo per organizzare tutto, ovviamente. I'm saying that all the demos and the seminar you find in YouTube in the profile of In Arte Fabriano, while all photos that we are doing during the days, also a lot of photos that the artists sent to us, all the best photos we publish in Dropbox, and later on, as soon as we are finished with the organization, I publish the links where you can download the photos from our links.
Always have a look on our website, that is inartefabriano.it, and in the website it's already possible to download the catalog, the Fabriano in Acquarello 2019 catalog, since many days. You can go there and you can download it. I have to ask you to sit down, because next year the measure is not going to allow us to be here. Grazie. I'd like to say the end. I love this place. Don't worry. Don't hurry. We are here for a short visit, so be sure to stop and smell the flowers. Lei ha ringraziato e ha detto di ricordarsi del profumo dei fiori, va bene? We want you to come back next year. Yeah, this could be. She's a You're getting aroma? Yes. See. Natural flower. From here you can take pictures because the flowers are in front of the flower. Yeah, move it a little bit here, no? No?